Ti auguro una bella giornata anche oggi, che siamo il 23 di dicembre e siamo a un passo dal Natale. Abbiamo fatto con diversi di voi questa preghiera che sia, nonostante tutto, il più bel Natale della nostra vita, il più bel Natale. Abbiamo detto che non è una invocazione così un po' utopica, romantica. Ma è un bellissimo atto di fede nella potenza di Dio, anzi nella sua onnipotenza, ed è anche un modo veramente cristiano di vivere questa festa e affrontare e superare le grandi difficoltà che ci vengono da questa pandemia, soprattutto nei rapporti fraterni, nel timore della salute, eccetera, eccetera. Ecco, il più bel Natale della nostra vita. Ti invito proprio a credere che questo è possibile. È possibile perché Dio onnipotente ed è capace di volgere al bene le difficoltà. Ricordo spesso quella bellissima affermazione di Lucia quando fu costretta a partire dal suo paesello e fa il grande saluto commovente, commoventissimo alla sua terra e ai suoi monti, concludendo: Dio non turba mai la gioia dei suoi figli se non per prepararne ad essi una più grande e più vera, una più grande e più vera. Quindi questa fede di Lucia, che è la fede di Manzoni, che possa abitare anche nel nostro cuore in questo tempo. Ecco, poi perché questo avvenga, ieri anche ho ricordato una regola pratica che richiamo senza commentare a lungo perché voglio parlare di altro, ma la regola è distanziati ma pieni di attenzione al prossimo. Distanziati, adesso i nostri consiglieri virologi dicono che quando camminiamo, siamo seduti brevemente con le mascherine, basta 1 metro di distanza. Quando siamo a tavola e siamo senza mascherine, parliamo, a volte scherziamo, giustamente ci vorrebbe almeno 1,5 metri. Quindi a questo distanziamento ci dobbiamo badare perché per noi è una volontà di Dio, non è solo un rispetto sociale per gli altri e per i nostri familiari, ma noi non ci fermiamo a questo. Anzi, queste norme, se sono prese così, potrebbero pure fare danno, non alla salute, ma all'anima, all'unione familiare, eccetera, all'ottimismo di cui abbiamo bisogno. Dobbiamo integrarle con questa seconda indicazione di essere pieni di attenzione al prossimo, ai vicini, sono parenti, amici, qualche volta dei poveri di passaggio. Attenzione, grande attenzione al prossimo, una relazione più profonda verso gli altri. Però stamattina voglio parlarvi di una regola nuova. Quando ho meditato questa che ho detto adesso a te di fare il più bel Natale della mia vita, l'ho chiesto io anche al Signore per me stesso, che anch'io ne ho bisogno. E mi è venuto in mente questo: concludere bene la tua vita e lasciare ogni cosa al suo posto. Cosa vuol dire concludere bene? Mi sono ricordato di tante grazie che il Signore mi ha fatto, direi quasi dalla nascita, soprattutto con la vocazione a essere pastore nella Chiesa e ad aprire nuove strade per il cammino dei suoi figli. E questo ricordo anche mi fa vedere che a questo punto della mia vita, che ormai sono grande, alcune cose non le ho completate, non le ho fatte fino in fondo, non le ho fatte bene. Allora, per me fare un Santo Natale, il più bel Natale della vita, significa completare ciò che manca nella mia vita, prima di andare dal Signore, prima di concludere la mia vita alla sua presenza, entrare nella vita eterna, concludere
completare ciò che Lui mi ha dato da fare nella vita e fare memoria di tante grazie che Lui mi ha dato e pregare a Lui che è onnipotente e misericordia infinita, onnipotente, di completare ciò che manca, perché quando Lui mi chiamerà a sé, potrebbe essere anche presto, anche domani, io possa dire tutto è compiuto Padre Santo. Ho compiuto la missione che mi hai dato. Questa sarà una gioia immensa per me e per lui. E quindi lasciare le cose in ordine ai figli, agli amici, a quelli che abbiamo tanto amato. Non lasciare una vita incompleta, una vita a metà o peggio ancora, Dio ci scampi, una vita fallita. Ecco, quindi fare un Santo Natale con questa prospettiva coraggiosa e non ti devi spaventare di questo perché è una cosa grande e bella, vedrai quanta pienezza viene nel tuo cuore da questa prospettiva. Completare bene la vita, completare, non lasciare i talenti che Dio ti ha dato sotto la terra sepolti senza frutti. Ecco, andare verso questo Natale profondo, per questo ti benedico. Il Signore sia con te. Padre Santo, che ordini i tempi e le stagioni, il giorno e la notte, le gioie e i dolori dei tuoi figli sulla terra per un fine di salvezza, vieni a ispirare ai nostri cuori la strada adatta per fare un Santo Natale, perché questo sia davvero il più bel Natale della nostra vita, nonostante le molte avversità. E per questo benedico i tuoi figli, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.